piace, diciamo, che verrà ribattezzata, diciamo, la questione della regione orientale, sud orientale, che verrà ribattezzata Gaza, sono in realtà quelli che più si sono battuti per avere l'indipendenza libica. Nel momento in cui praticamente l'anno centrale è il 60, che si ricorda un po' come l'anno dell'Africa, perché praticamente è l'anno in cui il 40% dell'intero territorio continentale raggiunge l'indipendenza. Ci sono molte colonie africane, molte colonie francesi, ma anche molte colonie britanniche, fra cui appunto la Nigeria. La Nigeria, diciamo, si sviluppa, in Nigeria c'è un personaggio importante, che è Benjamin Adekiwe, che viene chiamato familiarmente Zik, che è un personaggio forse poco noto a noi, però non è meno importante di Kwame Nkrumah o di Yoga Tonata, di Patrice Lumumba, diciamo, sono quei personaggi che hanno fatto, in un certo senso, che hanno studiato in Europa, però hanno conservato, ci sono delle popoli che fanno capire d'accordo, sono gli anni in cui si pone la logica militare, ci sono parecchi scontri e a un certo punto questa logica, diciamo, determina una persecuzione degli Igbo. Gli Igbo, i quali vengono considerati responsabili di un colpo di Stato, cioè un insieme di colpi di Stato, a questo punto emerge la figura ovviamente si parla sempre di figure militari, quindi anche la figura che regge la regione dove vivono gli Igbo, che è la regione del Delta del Niger, la regione che dà studio sul Golfo di Guinea. Questo è Mecca Ogbu, che è questo signore che immagino i nostri africani conoscono anche sanguinoso, e praticamente si butta avanti, per dire, le basi di un nuovo accordo, dando per scontato, cioè firmando, mettendo sulla carta, che ci sarà maggiore potere a livello locale e i problemi non verranno mai decisi unicamente dal centro. Questo accordo però viene di fatto rimangiato dal potere centrale. Mentre Oduku, diciamo, ne rivendica la fedeltà, con la sua frase on Aburi we stand, cioè noi siamo fedeli all'accordo di Aburi, che invece il potere ha già trasformato in carta straccia. Come se questo non bastasse, le tre regioni, che poi in realtà erano già diventate quattro, della Nigeria, vengono trasformate in 12, la regione del sud in questo modo viene spezzettata, questo evidentemente è una dichiarazione di guerra. Davanti a questo, quello si parla della secessione del Biafra. La secessione del Biafra è una secessione un po' particolare, perché è una secessione per conservare l'unità di questa entità che stia a disparire. Diciamo. Il 30 di maggio viene proclamata la dipendenza. E si cerca di prendere contatto con le ditte e gli ostelli che si fornivano di petrolio, tra le 56 a quell'epoca, la Nigeria era già il 200% a livello mondiale. Si cerca di prendere contatto con queste ditte per avere gli introiti, in modo che non vengano dati, cosa che non succederà mai, perché poco dopo comincia la guerra. 6 di luglio, 12.000 soldati federali invadono il Biafra e comincia la guerra. La guerra è una guerra molto particolare perché spezza un po' la logica. Siamo nel periodo proprio della guerra fredda, quindi siamo abituati a vedere da una parte l'Unione Sovietica e dall'altra gli Stati Uniti. Invece questa guerra è molto particolare perché da una parte c'è la Gran Bretagna, che la Gran Bretagna, quindi non ha intenzione di perdere a paura.
paura, diciamo, che questa nuova entità non gli garantisca più la certezza del rifornimento petrolifero, che invece era una cosa liscia con la Nigeria, diciamo, no? E quindi in questo modo viene fuori anche una delle più grosse truffe che ci sono state vendute, che è quella della decolonizzazione. La decolonizzazione non c'è mai stata. Non c'è mai stata, nel senso che c'è stato semplicemente un passaggio di consegne, tant'è vero, ve lo dimostra il fatto che la Nigeria combatte a fianco dell'ex potenza coloniale contro chi vorrebbe per una volta lasciare decidere gli africani. Il Biafra, secondo me, è importante anche per questo, perché per la prima volta gli africani rivendicano il diritto di decidere da soli. C'era stato, è chiaro, il precedente del Katanga, il Kasai meridionale, però erano state cose. Il Katanga era di fatto sostenuto dal Belgio, che era l'ex potenza coloniale. Il Kasai reclamava un tipo di autonomia e non una vera indipendenza, quindi il Biafra è una novità assoluta. Cosa succede? Viene posto l'embargo, diciamo, e quindi la gente del Biafra comincia a soffrire di fame, e quindi si vedono i bambini fanno il giro del mondo e diventa una cosa enorme. Io ho letto anche che Ojukwu contattò un'agenzia di Ginevra, che si chiamava Mark Press, perché queste foto girassero il mondo. Ma questo non mi sembra per niente scandaloso, perché era necessario farlo conoscere. Adesso, supponiamo, basterebbe internet per fare in pochi minuti, però a quel tempo internet non c'era, quindi era necessario, per dire. Consideriamo una cosa, questo Stato, diciamo, che si combatteva contro i due più potenti imperi, diciamo, la Gran Bretagna, non è sovietica, dire, no? E poi in definitiva anche la delusione che ci fu per quanto riguarda il comportamento sia dell'ONU che degli Stati Uniti. L'ONU si dichiarò, diciamo, del tutto disinteressata alla questione, nonostante certi paesi, come per esempio il Canada, cercassero di stimolarla a fare diversamente. E fu proprio Utant, il responsabile, il segretario generale, che più di una volta disse questa è una questione interna, aveva sotto gli occhi una guerra che poi in definitiva questa guerra coinvolgeva tanti paesi, era una guerra che andava un po' completamente contro la logica della guerra fredda, perché c'erano delle alleanze completamente inedite. Per esempio il paese che più si schierò più vivacemente, più concretamente dalla parte del Biafra fu paradossalmente il Portogallo di Salazar, cioè ancora la dittatura, chiamiamola fascista, comunque certo non democratico, specchiato evidentemente. Naturalmente Salazar non importava niente del Biafra, ma siccome il Portogallo aveva ancora delle colonie, aveva intenzione a indebolire quelli che l'avevano perduto, per conservare una posizione preminente a livello continentale. Saltò fuori perfino De Gaulle, il quale parlò di autodeterminazione, una frase che i governanti francesi usano molto di rado. Però tanto è vero che succedeva questo, era un periodo particolare, perché l'anno prima la Francia aveva lasciato la NATO. Nel 67 De Gaulle era andato a Montréal, nel paese francofono, infiammando la folla e con la famosa frase «Vive le Québec libre», e quindi era diventato un apostolo dei separatisti, in certo senso, dei separatisti, scusate, francofoni, non dei separatisti, se faccio per dire, e quindi c'era tutto questo marasma che si muoveva. Naturalmente il Biafra fu anche svantaggiato da un insieme di avvenimenti che portarono l'attenzione altrove. Era il periodo, ci furono nel 67, andarono al potere i colonnelli greci, la dittatura militare. Finì proprio in quel periodo la guerra dei sei giorni, che sancì l'inizio dell'occupazione israeliana del territorio palestinese. Era in piena vigore, diciamo, la guerra del Vietnam, che diciamo, impegnava pesantemente gli Stati Uniti, tant'è vero che Lyndon Johnson aveva dimostrato scarsissimo interesse. Quando poi c'era stata fatta la campagna elettorale del
di Richard Nixon. Ah, lui era un grande difensore del Biafra, se non che arrivato al potere Kissinger lo gli disse: no, guarda, non ci conviene, i rapporti con la Nigeria sarebbero compromessi, quindi in definitiva anche tutta questa disponibilità venne meno. La guerra in Biafra, ora non chiedete gli episodi bellici, penso, però la guerra in Biafra era già abbastanza segnata fin dall'inizio, anzi è già molto che sia durata tanto, perché l'inferiorità bellica era evidente. Anche se bisogna ricordare una cosa particolare che ho scoperto, che gli ingegneri biafrani si dettero molto da fare per ideare ordigni bellici, che ci fu questo episodio, diciamo, poco noto. Quando finì la guerra del Biafra, pochi giorni prima, Ogioppo andò in posto di lavoro, paese confinante. Tra l'altro la nostra lavoro era uno dei paesi africani che avevano riconosciuto l'indipendenza, perché l'indipendenza italiana non passò sotto silenzio, cioè ci furono anche dei paesi che la riconobbero, che furono il Tanzania, lo Zambia, la Costa d'Avorio, il Gabon e più tardi Haiti. Quando lui andò in Costa d'Avorio, e io devo essere sincero, questo è il mio limite, però non ho ben capito se sia trattato di una fuga, come dicono i soliti trattori, o semplicemente di un modo per cercare un'alternativa, un paese che si mettesse, diciamo, fra i due belligeranti per cercare una soluzione di pace. Se non che la guerra pochi giorni dopo finì, ed è una cosa importante che noi dovremmo considerare, visto che da noi la guerra civile, che si è stata un'esperienza completamente diversa, è stata la dittatura, l'invasione tedesca, eccetera. Da noi la guerra civile ha lasciato un solco che attraversa le generazioni. E no. Quando Giucco è morto, ha avuto un funerale di Stato. Cioè non si è mai interrotto, diciamo, questo legame, anche fra persone e popoli che avevano fatto la guerra. Ma in definitiva è sempre rimasta una profonda stima di fondo, mi sembra. Ma comunque non è andato tanto bene, nel senso che quel giorno si aspettava che Gowon partecipasse. Gowon sarebbe solo, ma non ha partecipato, quindi più o meno vuol dire che il problema è ancora aperto. Cioè Gowon non ha partecipato, anche altri capi di Stato che sono venuti quei giorni hanno detto che oggi sarebbe inizio per conciliare, ma con la mancanza di Gowon, ecco, è stata fatta questa annunciazione, non ci sono vincitori, non ci sono vinti, che però in realtà non è stata proprio così. Però, ripeto, confrontando l'esperienza italiana, dove c'è quest'odio che attraversa le generazioni e che arriva anche oggi, come ragazzi che non erano neanche nati quando la guerra finì, mi sembra un'esperienza, diciamo, che è stata vissuta in maniera molto più civile, molto più matura, ecco. Civile, la guerra civile, e quindi praticamente la guerra del Biafra, io ho scoperto che passò inosservata in Italia, però non nel resto del mondo. Per esempio John Lennon dei Beatles, che era stato fatto baronetto nel 65 e nel 69, vennero in Vicenza motivandola proprio con la guerra del Biafra. Queste due righe sono state ritrovate recentemente, ma poi anche per esempio Jean-Paul Sartre, per questo noi abbiamo messo l'appello di Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre diceva, perché poi Biafra era anche difficile, a quei tempi si era molto abituati a ragionare in termini di destra o sinistra, e Biafra sfuggiva a questa logica, perché non era possibile. Non so perché era dalla parte della Gran Bretagna, appunto. No. Invece lui disse, ma pensate, qui la sinistra, se perde questa occasione, perderà anche il diritto di chiamarsi sinistra, perché noi non possiamo avercela con tutti quanti, cioè l'idea della colpa collettiva non appartiene alla sinistra, cioè, anche ammesso che ci siano stati fatti degli errori da parte dei governanti biafrani, ma non
bruciò per anche la Nigeria ha avuto il suo impatto, si chiamava Brunello ed era un ragazzo di New York che andò a cospargersi di fuoco e si bruciò nello stesso modo a New York davanti alla sede delle Nazioni Unite per protestare la stessa età, lo stesso anno, la stessa ribellione disperata, diciamo, per protestare contro l'inerzia dell'ONU. E pensiamo che un anno dopo invece l'ONU fece carte false per riconoscere il Bangladesh, perché l'eco del Biafra era appena finito quando cominciò il Bangladesh, con la differenza che il Bangladesh coinvolse soltanto l'India e il Pakistan, l'India tutti i giorni, quindi non riuscì a diventare una questione così grande, però anche lì si vedevano bambini che morivano di fame, donne disperate, villaggi distrutti. Questo per far capire la parzialità. E ci furono anche delle persone che abbandonarono l'UNICEF, l'organismo legato all'ONU, proprio per protestare. Fu allora, diciamo, che nacque l'idea realizzata proprio in Italia di fondare Medici Senza Frontiere, perché diciamo, il comportamento, l'approccio della Croce Rossa veniva considerato un po' troppo neutrale. In tanti paesi ci furono, in Francia, in Germania, in Belgio, in Svizzera, ci furono tante iniziative, furono scritti tanti libri. Purtroppo in Italia, come voi sapete, se voi cercate, mettete su Amazon Biafra e viene soltanto ad ottobre, fa male il Biafra, che è un libro di Barzellette, purtroppo, che è quasi un'offesa, diciamo, che Biafra venga ricordato solo per questo. Non ci sono libri, con l'unica eccezione che abbiamo voluto ricordare nella nostra rivista, di Goffredo Parise, che era semplicemente uno scrittore, però prese e andò nel Biafra per vedere con i suoi occhi cosa succedeva e ci ha lasciato una testimonianza. Bene, grazie. Storica, diciamo, della vicenda, storico-politica. Passerei la parola a Vittorio Pallotti, che appunto immagino si concentrerà sul tema della guerra. Dunque, per la guerra dell'attività svolta dal Comitato Nazionale, cioè, per la pace in Biafra, in Italia. Certo. Poi però qualche anche considerazione. Quindi era uno dei pochi che si era occupato in Italia. Allora, intanto ringrazio per questo ricordo di Alberto Labate, che ha fatto prima, che è un grande amico dai primi anni Ottanta. Abbiamo lavorato insieme nel settore della pace, della non violenza, ci siamo conosciuti le lotte davanti a Comis, no? Per appunto gli euromissili, ce ne sono tanti, e poi abbiamo continuato. Quando ho saputo di questa opportunità che mi era stata di venire a Trade Biafra, l'ho subito invitato, sapendo che abita a Firenze, e lui aveva aderito con entusiasmo. Parlo appunto di qualche mese prima morire. Purtroppo il 19 ottobre scorso appunto è venuto a mancare, e quindi altrimenti sarebbe stato sicuramente presente qui anche con qualcuno dei suoi familiari, anche se lui non si è mai occupato di Biafra. Lui all'epoca, negli anni 60, era collaboratore di Aldo Capitini, fondatore della non violenza in Italia, di ispirazione gandhiana, quindi una non violenza politica, e ha lavorato con lui e finché si morì nel 68 e poi ha portato avanti appunto, lui non con altri seguaci di Capitini, ha portato avanti tutto il discorso della mia violenza fino a quando è morto. Allora, dopo riprenderò un attimo. Tanto il mio interesse per la guerra tra Nigeria e Biafra è iniziato tra la fine del 67 e il primo mese del 68, coincidenza appunto con l'inizio della guerra. Non appena cominciavano ad apparire su giornali e televisioni,
prime foto di bambini afrani ridotti a scheletri. A questa diffusione, assieme a notizie quotidiane sull'evoluzione del conflitto, provvedeva la già citata Mark Press, agenzia di stampa con sede a Ginevra. Io adesso vorrei farvi vedere, ecco, alcune di queste foto. Io, ecco, il materiale su cui ho lavorato per preparare questa lezione l'ho conservato, ma è solo una piccola parte, ne avevo conservato una parte ancora molto di più che purtroppo non sono riuscito a recuperare perché a suo tempo, finita la guerra, a un centro all'Istituto Cattaneo di Bologna, che purtroppo è ancora chiuso in casse, c'è stato un trasloco, eccetera, per cui non è stato possibile. Però il materiale che ho preso, diverse foto anche, ecco, qualcosa ho portato qui e ve lo farò vedere mano a mano che tratto l'argomento. Allora, a vedere purtroppo immagini che penso molti di voi avranno già visto anche dopo la guerra. Questo, ecco, col tuo impegno civile e politico tu puoi salvarli. Ecco, SOS, un pugno di sale per una vita. Il Comitato per il Sud Sudan e il Biafra è stato pubblicato. Ecco, intanto credo dovrei capire. Ma dopo riassendiamo. Vai avanti. Così. Perfetto. Aiutalo perché possa avere anche lui una felice Natale. Questa è una foto presa da un settimanale italiano. Ti pago per tutto. Maltese, che era nato da poco, però si è appunto occupata molto di Biafra, un monitor al monito da Biafra distrutto, insieme alla roulette delle armi, si è dimostrato proprio una roulette.